Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Va bene, Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio, usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Sarà permesso? Ma in fondo che mi importa? Misericordia! Possa Gesù aver pietà di noi! Le nostre vite sono in pericolo! Io me ne vado di qui. Questo è troppo. Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote! Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa è in me? Beh, ieri siamo con voi. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo... Se no, come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Invece ci ha trasformato in balie. E perché? Io. Come on.
responsabilità. Tutto nell'esecuzione. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Ah, nipote, eccoti qua. A quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Gli uomini di Vieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Non avevano speranza. Per la malora, non voglio avere nulla a che fare con questo! Ho di certo quel che cercate. Un momento, vado a vedere. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continuo a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante! Comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città! Sta cercando voi! Allora non facciamolo attendere.
Eccolo! Fermatelo! Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso! Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa.